Allora, professoressa, perché quest'iter non è stato regolare? Ha molti dubbi e molte mancanze, molte lacune e carenze, tutto questo? Beh, non è stato regolare perché, come ho già riferito e anche scritto, non è stato tenuto, non si è tenuto conto del parere contrario del Consiglio di amministrazione e si è tentato di far rideliberare il Consiglio di amministrazione. Dopo 5 giorni, naturalmente, il Consiglio di amministrazione non ha raggiunto il numero legale. Un organo come il Consiglio di amministrazione si può riconvocare con delle motivazioni ben precise. Rispetto a 5 giorni prima, è cambiato qualcosa? No. Quindi per quale motivo bisogna per forza rideliberare? Peraltro alcuni si erano giustificati, quindi sarebbero mancati, avevano comunicato la giustificazione ed erano colleghi che avevano votato contro il numero chiuso. Questa è la parte burocratica, ma la parte etica e poi anche la parte legislativa cosa dico? Ma guardi, io sinceramente una domanda che abbiamo posto, forse avrete visto anche il mio comunicato stampa a numero chiuso, perché la faccio anch'io questa domanda, non posso rispondere a perché l'iter non è stato corretto. Non l'ho definito io quell'iter, è un iter definito dalla legge, quindi è oggettivo che l'iter non è stato corretto, quindi se la domanda è perché non è stato corretto non lo so. Certamente la professoressa Imperardi attribuisce al Consiglio di amministrazione una etichetta che sinceramente, dalla quale io personalmente mi dissocio. Stiamo parlando di consiglieri di amministrazione tutti molto responsabili e molto dedicati e ben sanno qual è la responsabilità del ruolo che hanno all'interno di un organo che è decisamente l'organo più importante nella governance. Per cui io ritengo che trattare così come è stato trattato il Consiglio di amministrazione nelle affermazioni fatte dalla rettrice sia scorretto, sia profondamente irrispettoso. Il Consiglio di amministrazione si è espresso, hanno dibattuto, motivato ciascuno di loro. So che il dibattito è durato quasi 4 ore, esattamente come il Senato, è stato molto lungo e logorante. Chiaramente anche in quel consesso si sono lamentati, si è lamentato il non rispetto dell'iter, ma considerando anche insomma, che ci sarebbe stata questa scadenza di oggi, perché oggi scade la compilazione delle sue, diciamo si è aperto comunque un dibattito all'interno del Consiglio. Questo dibattito significa che la rettrice deve tornare indietro o quantomeno ha dimostrato che vuole tirare dritto. Che scenario si prospetta a questo punto? Guardi, io l'ho dichiarato anche alla rettrice, questa mattina sono stata invitata dagli uffici amministrativi a modificare le schede sue. Sono le schede uniche annuali, sono queste schede che il Ministero ci chiede di compilare. Siccome la competenza della compilazione è del direttore del Dipartimento, io mi sono rifiutata di cambiare le schede che sono di mia competenza. Io rappresento un Consiglio di Dipartimento, non posso andare a modificare qualcosa che il Consiglio di Dipartimento ha approvato all'unanimità. Peraltro la delibera del Senato accademico assunta a maggioranza e con tutti diciamo, i rilievi del caso prevede nel suo ultimo articolo che sarebbero stati gli uffici amministrativi a modificare le schede, quindi lo facciano, io non mi prendo questa responsabilità. Sostanzialmente proprio a livello di percezione cosa cambierebbe con questi 4 corsi di laurea? Insomma si prospetta anche un quadro di forte cambiamento per l'Ateneo? Guardi, intanto io ho una botta di conti matematica molto, molto terra-terra, diciamo, andando a fare la somma delle differenze di studenti di matricole che avremmo e che potremmo avere il prossimo anno rispetto agli attuali iscritti, agli attuali immatricolati, diciamo i conti che ho fatto, ve li ho trasmessi con il comunicato, andiamo intorno ai quasi 1800 studenti per il primo anno. Tutto questo volendo essere molto ottimisti, cioè volendo immaginare che gli altri, non so, 22.000, molti dei quali si saranno laureati e quindi non si riscriveranno, decideranno comunque di rimanere in questa città anche con il ripristino del pagamento delle tasse. Insomma, vogliamo essere ottimisti, vogliamo anche come dire, avere un'autostima molto alta, cioè si iscrivono prescindendo da tutto, dalle condizioni di questa città, dalla sofferenza, dal disagio che proviamo tutti, chi vive qui.
sa bene che non siamo ancora ovviamente nella normalità, e quindi è chiaro che, volendo pensare che comunque la qualità di ciò che offriamo è talmente alta che si continueranno a iscrivere tutti come prima, perderemo matematicamente 1800 studenti. Allora, il primo anno, il secondo anno diventano il doppio. Il cartello che ha alzato il dipartimento questa mattina, siete tutti compatti, può fare, può muovere qualche cosa, la inverarvi, torna indietro? Ma guardi, lei oggi deve, si devono chiudere le schede sue, mi sembra che gli uffici che devo dire stanno in difficoltà, ci stanno chiedendo aiuto a compilare queste schede, aiuto che non potranno avere per motivi, ripeto, di principio, anche perché io non posso dichiarare il falso, io non posso dire che c'è bisogno di laboratori di alta specializzazione per lo studente in psicologia. Chiedo scusa, ma non lo posso dire questo. Quindi lei non sottoscriverà? No, io non torno indietro sicuramente, e non mi prendo la responsabilità di dichiarare cose false, e non mi prendo la responsabilità di compilare schede che non sono in linea con la legge. Detto questo, la responsabilità se la prenda tutta la rettrice. Il Consiglio di amministrazione ha votato contro, quindi non ha alcuna responsabilità rispetto a quello che sta avvenendo. Dottoressa, invece, per quanto riguarda il numero di iscritti immatricolati con appunto quello dei docenti, come appunto prevede il decreto ultimo firmato da Profumo, quello come lo mettiamo su quell'aspetto? Allora, come ho già detto, i requisiti di docenza vengono calcolati sulla base del potenziale formativo, che è un numero, come ho scritto anche nell'intervento che vi ho consegnato, è un numero che viene definito sulla base del pregresso degli ultimi 3 anni accademici, è un numero che ci comunica il Ministero. Se quel numero si cambia quando si va a inserire il potenziale formativo, ma va motivato il cambiamento, e deve esserci il parere del nucleo di valutazione. Tutto questo non c'è stato. È sempre la numerosità, sì, la numerosità dei docenti richiesti per i numeri che noi abbiamo indicato c'è, ci sono, tanto è vero che la scheda sua ci dà tutti i semafori verdi, la scheda sua non si può chiudere se noi non avessimo i requisiti di docenza qualitativi e quantitativi, il Ministero attraverso il sistema informatico non consente la chiusura delle schede sue. Però la lettrice dice un'altra cosa, cioè... Capito, però lo deve dimostrare, perché insomma, noi non siamo persone irresponsabili, lavoriamo a tempo pieno per questo Ateneo, non facciamo altre cose. Lavorando a tempo pieno per questo Ateneo ci prodighiamo anche a cercare di migliorare i servizi e la qualità e tutte queste splendide cose sulle quali siamo molto impegnati. Ma non dichiariamo cose non corrispondenti alla realtà. Ripeto, non siamo degli irresponsabili. Io ho voluto una conferenza stampa che consentisse anche ai presidenti di corso di studio, che sono quelli interessati da questa introduzione del numero chiuso, affinché si potesse capire anche attraverso le loro parole che ciò che facciamo e ciò che proponiamo viene fatto nel rispetto della legge e consapevoli di ciò di cui disponiamo. Mi auguro che con l'acquisizione di nuovi docenti nel prossimo triennio, ora saremo chiamati a ripartire le risorse per i ruoli di personale, docente e tecnico, amministrativo e bibliotecario. Quindi abbiamo ora la possibilità di ribandire dei concorsi, cosa che non avveniva da tempo, perché il Ministero di fatto aveva bloccato il turnover. Ora siamo nelle condizioni, visto che sono cambiate le regole ministeriali, di ripartire con l'acquisizione di nuovi docenti. Questo ci potrà consentire di aumentare ancora il potenziale formativo che oggi abbiamo dichiarato e che, ribadisco, non ha nulla a che vedere con il numero